se ne va, la capolista se ne va. Ragazzi, siamo in fuga. L'Inter è in fuga, ha una partita di vantaggio sulla seconda che è il Milan. Questa si chiama fuga, lo so anch'io. Non è stata brillantissima, lo so anch'io. Siamo all'inizio del campionato, lo so anch'io. 3 punti non sono niente, si possono recuperare, però intanto l'Inter ne ha vinto 5. Adesso arriva il Sassuolo, che è una buona squadra, quindi bisogna meritarsela. La cosa più importante è che questi ragazzi capiscano che le partite se le devono meritare, non devono fare i fighettini, non devono fare i fighettini. C'è stato un momento in cui secondo me l'Inter ha un po' giochicchiato e queste cose non le deve fare, ma Inzaghi glielo spiegherà sicuramente. Intanto, 5 partite vinte, un solo gol preso, credo 15 gol fatti, cioè una partenza buona. Tutti gli altri hanno le orecchie abbassate. Tutti gli altri hanno le orecchie abbassate e dopo tutto uno scontro diretto abbiamo avuto 5 schiaffoni così gratis. 5 schiaffoni così gratis al Milan, un solo incontro abbiamo avuto dopo Fiorentina, il secondo, 4 schiaffoni. Cioè l'Inter è una squadra, sicuramente la squadra più forte del campionato, secondo me. Potenzialmente, attenzione alle energie perché le ho viste un po' stanchi, un po' così. Perché quando si dice c'è la pausa, ma la pausa di chi? La pausa di nazionali, l'Inter non l'ha avuta, anzi, nelle nazionali alcuni giocatori giocano di più perché hanno 2 partite una dietro l'altra e questo è da mettere in conto. Infatti, fa bene Inzaghi a farla girare, fa bene a farle girare a tutti, assolutamente. Adesso a quanto pare si è fatto male Arnautovic. Questo dispiace perché là davanti deve utilizzare Thuram e Lautaro. Sanchez lo utilizzi per 20 minuti, 30 minuti. Incomincia a esserci la coperta un po' corta, così come per le altre squadre e per l'Inter, però sicuramente l'Inter in questo momento è la squadra che se ne va. Cioè se ne va, bisogna inseguirla. Guardate che cioè dopodomani, a proposito, domani c'è appunto sul campionato e faremo anche la sesta giornata ai temi, questa rubrica che incomincia a piacere a tutti voi. E infatti andiamola a vedere subito questa sesta giornata. Stasera faremo Napoli, Roma, ancora c'è tanto, lo so benissimo anch'io, però là, Juventus-Lecce, questa è una partita rognosa per la Juve. Cagliari-Milan, e là deve andare a vincere il Milan se vuole inseguire l'Inter. Inter-Sassuolo con un Sassuolo bello spumeggiante, Napoli-Udinese e la Roma col Genoa. E insomma, anche la sesta giornata, questa fine settimana, questa metà settimana ci dirà tanto. Questo è il canale YouTube Calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo. Ragazzi, aperto 24 ore su 24. Chi non si è iscritto, vi consiglio davvero tantissimo di iscrivervi perché si parla sempre di calcio dalla mattina alla sera. Questo è il bar dello sport virtuale in cui tutti voi siete invitati. Detto questo, cosa mi è piaciuto dell'Inter? Sicuramente Di Marco e poco altro. Devo essere sincero, io ho visto ieri il Milan e quest'Inter un po' me l'ha assomigliato a quella partita. E secondo me è difficile in questa fase del campionato fare tanti punti perché c'è il richiamo della preparazione, cioè nel senso la preparazione è stata molto dura. Le prime partite vanno bene, dopo 5, 6, 7 partite ti risenti quella stanchezza che avevi quando era finita la preparazione, così è. Io ho fatto calcio e vi posso dire che così è, si vede. Si vede negli scatti, nella brillantezza. Cosa mi aspettavo? Mi aspettavo di più da Frattesi, quello sicuramente. Mi aspettavo qualcosina di più da Lautaro, ma non è neanche giusto aspettarsi sempre troppo da Lautaro, deve essere tutta la squadra. Mi è piaciuto Scialla, mi è piaciuto Mkhitaryan, mi è piaciuto tantissimo, come ho detto, Di Marco, tranquillo Sommer che sta entrando ormai. Attenzione a Sommer perché un solo gol preso non è solo merito della difesa, è anche merito di questo portiere che a me non piaceva all'inizio. Però più gioca e più mi piace. Le altre, diciamo, la Juventus guadagniamo 3 punti sulla Juve e la Juve se ne va a 5 punti. Il Milan ce lo teniamo ben stretto, anzi ben largo, a 3 punti. Il Napoli ancora deve giocare e non so il Napoli se rimane con la stessa distanza, non so che può succedere perché pure è difficile a Bologna-Napoli, così come Torino-Roma. Cioè, adesso l'Inter ha fatto il suo, ritornerà con il treno, l'ho letto questa cosa qua, non ritorna neanche col pullman, andranno a prendere Frecciarossa, se ne ritornano a casa sicuramente darà una mezza giornata, una giornata di vacanza, ma credo, ma forse anche no, perché domani, mercoledì si gioca, quindi
probabilmente domani sono liberi e dopo si vede. Ragazzi, detto questo, sta montando, io sto aprendo, ho aperto un nuovo canale, quello di CTN Sport, dove parlo di sport. Oggi ho parlato di Formula 1 e sta cominciando a montare, quindi siete invitati giù, proprio giù in descrizione troverete tutti i canali che io tratto. Ci sono anche quelli dei quiz, se vogliamo aiutare, sono dei ragazzi che stanno mandando avanti questi canali di quiz, specialmente quelli italiani, se possiamo aiutarli con l'iscrizione, ve lo chiedo. Lo chiedo sempre, lo chiedo a tutti. Detto questo, andiamoci a vedere le altre partite. Se ne va, la capolista se ne va.